Bentornati in studio per il consueto appuntamento con la rubrica legale. Oggi l'avvocato Carlo Claps, presidente dell'AIDACON, sempre in difesa dell'ambiente e dei consumatori, sarà qui per parlarci di alcune novità che riguardano i rapporti tra banche e consumatori. Partiamo quindi dalla notizia che annuncia che riparte il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Ricordiamo che il fondo permette a chi è in difficoltà economiche di sospendere fino a 18 mesi il pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Quindi è una buona notizia, quantomeno per le fasce deboli, finalmente. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Effettivamente c'è questa novità, già in passato era stato introdotto questo tipo di procedimento di sospensione per aiutare, insomma, i consumatori in difficoltà. Dal 27 aprile è stato ripristinato il fondo di solidarietà che permette a chi ha contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa di poter sospendere le rate fino a un massimo di 18 mesi. È importante però precisare che può accedere a questo fondo anche chi in passato abbia già ricorso a queste misure di sospensione. L'importante è che nel cumulo del termine non si superino i 18 mesi. Poi naturalmente per poter accedere a questo fondo è importante che ci siano un paio di requisiti fondamentali. In primo luogo il soggetto purtroppo deve essere un soggetto, appunto abbiamo detto prima, in difficoltà, quindi che ha perso il posto di lavoro, naturalmente non per licenziamento per giusta causa o per dimissioni, ma abbia perso il posto di lavoro per la difficoltà economica, insomma, che purtroppo c'è nel nostro paese, oppure un soggetto che sia deceduto e quindi i loro familiari e eredi potranno chiedere la sospensione, o chi abbia subito un'invalidità grave, quindi non inferiore all'80%. Cosa possiamo dire? È un aiuto in più in un periodo così difficile, quindi è una novità positiva. Naturalmente potrete anche andare sul nostro sito per i maggiori dettagli su questa novità. E per capire come procedere alla domanda di sospensione. Sì, perché ci sono dei moduli prestampati, bisogna andare sul sito del tesoro.it, comunque troverete tutto anche sul nostro sito. Altra novità di oggi, una storica sentenza nei rapporti del consumatore con le banche, ovvero una sentenza che permette al consumatore di opporre alla banca che agisce nel procedimento di esecuzione ipotecaria il carattere abusivo di alcune clausole che vengono inserite nel contratto di mutuo al fine di ottenere la sospensione del procedimento in itinere. Perfetto, sì, questa è una novità molto importante. Noi che in passato abbiamo difeso tante volte i consumatori nelle controversie contro le banche, procedevano all'esecuzione proprio perché per esempio il consumatore non era riuscito a onorare tutte le rate. Quante volte noi ci siamo difesi opponendo anche la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di mutuo. Purtroppo noi ci opponevamo per chiedere la sospensione al giudice, per chiedere appunto al giudice, dicendolo in maniera abbastanza semplice, di fermare l'esecuzione perché a nostro avviso c'erano delle clausole che erano inique ed erano abusive e vessatorie. Ora, fino ad oggi questo non era possibile, cioè noi lo facevamo, però il giudice, se non c'erano altri gravi motivi, non poteva procedere alla sospensione dell'esecuzione. Invece oggi con questa importante sentenza della Corte di Giustizia Europea che si applicherà in tutti i paesi comunitari, se il consumatore si opporrà all'esecuzione portata avanti dalla banca eccependo la vessatorietà di clausole contenute nel contratto di mutuo, il giudice, se lo riterrà opportuno, avrà la possibilità di sospendere l'esecuzione. Quindi è una sentenza importantissima, anche questa è pubblicata sul nostro sito www.aidacon.it, anche su ungiudicedipace.it, due siti giuridici, perché non so se ti ho mai detto, sono direttore di giudicedipace.it, che è una rivista giuridica a livello nazionale. Ma complimenti. Quindi, no, non lo faccio per vantarmi, ma semplicemente perché il grosso lavoro che tutti i giorni di aggiornamento facciamo, soprattutto io, ma insieme ai collaboratori. No, perché è importante sottolineare questa cosa, perché abbiamo parlato più volte del linguaggio un po' ostico della giurisprudenza, quindi tu insieme a tutto lo staff, a tutta la redazione, fai in modo che il linguaggio giuridico sia anche un po' più fruibile a noi comuni mortali che normalmente, credo a giusta ragione, non ci capiamo nulla. No, noi ce la mettiamo tutta, naturalmente in alcune fasi non è possibile essere non tecnici, però veramente cerchiamo di semplificare il tutto, e sia sul sito relativo ai consumatori che quello relativo ai cittadini, perché giudicedipace.it è proprio rivolto alla maggior parte dei
cittadini, perché riguarda controversie medio piccole, insomma, non troppo grosse, però quel tipo di materia, insomma, interessa veramente un po' tutta la comunità, quindi facciamo il possibile per informare i consumatori e i cittadini sulle novità che influiscono sulla vita quotidiana. Se volete approfondire la sentenza della quale vi abbiamo parlato oggi, ma non solo, potete appunto visitare il sito www.aidacon.it, oppure se avete delle domande in merito anche ad altri argomenti potete scrivere una mail ad info@aidacon.it.